Eccoci, siamo qui in questo incontro con il direttore. Accanto a me ho un gradito ritorno perché ho un amico, oltre che direttore artistico del Festival delle Abbazie, Carlo Michini. Ciao Grazie, Carlo. buonasera a tutti, buonasera, ciao Barbara. Buonasera Carlo, ecco, siamo qui a parlare di questo festival con te e si spalanca sempre, si spalancano le porte della cultura, della musica, quella bella, che ci porta oltre che in questi mondi musicali e sonorità meravigliose, anche in luoghi bellissimi, perché il Festival delle Abbazie è un festival che fa proprio, non solo scoprire il bello della musica, ma anche il bello dei luoghi. Certamente. Allora, abbiamo appena fatto la nona edizione, no? Sì, abbiamo concluso la nona edizione 2023 e il 24 è la decima edizione, quindi è il nostro primo, È diciamo, decennio. decennio, quindi festeggeremo un bel compleanno, ecco. Beh, un bel compleanno Sì, tondo tondo. devo dire che mi suggestiona abbastanza perché questo festival era partito come uno scherzo 10 anni fa, e ora è diventato, credo, un punto di riferimento sia per i musicisti che per il pubblico, perché poi la cosa più bella e gratificante è vedere il pubblico, è vedere le persone che escono entusiaste, che ti chiedono: ma allora venite qui, facciamo il concerto lì, cerchiamo di invitare questo, l'altro, insomma, è bello. Sì, tra l'altro, ecco, diciamolo, proprio il festival negli anni è cresciuto tantissimo, oggi è anche finanziato FUS, quindi insomma è una realtà riconosciuta proprio a livello ministeriale, non è più un gioco da ragazzi come era iniziato. Per la grande passione di Carlo Michini, che ricordiamolo, è anche un eccezionale musicista, un pianista insomma, di rilievo, concertista. E la tua passione, Carlo, ti ha portato a costruire tutto un percorso che negli anni è andato crescendo nelle date, nel numero di date, ma anche nel numero di luoghi che ci hai fatto scoprire grazie alla musica. Sì, perché ho capito di essere veramente un fanatico della mia terra, un fanatico della mia regione, del mio territorio, dei paesini dove sono nato, cresciuto, dove vivo tuttora con mia moglie, e quindi ci credo fortemente nel valore e nelle potenzialità del nostro territorio, dell'itinerario Valle delle Abbazie. Io ci credo veramente perché siamo un territorio veramente ricco, a volte non ce ne rendiamo conto. È come chi vive a Roma che passa 10 volte di fronte al Colosseo, oppure che dà per scontato l'Arena di Verona perché magari ci vai tutte le sere, capito? Ci vai una volta a settimana. Invece noi ovviamente ci dobbiamo accontentare di molto meno, però quello che abbiamo è molto importante. Parliamo di millenni di storia. È così, è così. E, tra l'altro, ecco, hai parlato della Valle delle Abbazie, che è proprio anche un progetto che va al di là del festival, in cui il festival poi rientra, no? Un progetto più ampio di valorizzazione del territorio, come ce ne sono tra l'altro anche tanti altri attivi in Abruzzo. Il Festival delle Abbazie appunto si innesta in questo discorso di valorizzazione del territorio e anche di un turismo esperienziale, per cui chi vuole scoprire i luoghi riesce a farlo attraverso delle esperienze importanti come appunto quella dei concerti in questi luoghi meravigliosi. Intanto, il Festival delle Abbazie l'anno scorso ha avuto dei cambiamenti, si è arricchito, ci sono state delle linee proprio di progetto nuove come abbazie classiche e quest'anno c'è ancora un'altra novità che adesso fra un po' mi Sì, dirà. allora diciamo che l'anno scorso abbiamo, come dire, lanciato due nuove iniziative: il contest Abbazia Jazz Contest per la valorizzazione della creatività emergente. Pensa che abbiamo ricevuto iscrizioni da ragazzi provenienti da tutta Italia, abbiamo selezionato 4 band finaliste e una delle quali veniva da Genova. Sono venuti in macchina 4 ragazzi, è stata veramente un'emozione perché Eccezionale. vedere ragazzi che credono nella musica e che credono in quello che fanno oggi è veramente una cosa rara, e soprattutto da Genova sono venuti a Ecco, Canzano, credono anche nel festival. capito? E Ecco. quindi
è stato veramente bello. Voglio citare i vincitori, il duo Mattia Parisi e Valeria Mancini, pianoforte e voce, che registreranno il disco, perché era il concerto premio, il premio del contest. Lo registreranno precisamente il 9 e il 10 marzo, quindi a brevissimo. Allora, quindi scusami, uscirà il disco. Ci dovrei dare delle anticipazioni, poi magari ci sentiremo, perché uscirà il disco, faranno dei concerti. Garantirò a questa formazione alcuni concerti premio, appunto per circuitare il loro progetto e soprattutto la loro bravura. Ecco, questo è il contest. Poi abbiamo l'altra iniziativa molto importante, molto impegnativa, ma anche molto gratificante, è stata Abbazia Jazz Orchestra. Quindi un'orchestra residente nel festival, che è nata l'anno scorso. L'idea è veramente quella di farla diventare proprio un'orchestra residente. Non è facile, perché avere un'orchestra è un impegno organizzativo molto organizzativo, anche economico, forte, sì, organizzativo intendevo pure l'aspetto economico. Sì, però l'anno scorso abbiamo fatto due produzioni meravigliose: Mr. Puccini in jazz con la cantante Cinzia Tedesco. E poi abbiamo fatto il nostro omaggio a Cicoria, uno dei più grandi geni che della musica jazz, con Antonio Faraò e Dave Weckel, il batterista ufficiale di Cicoria, con gli arrangiamenti del nostro direttore musicale, il maestro Pino Iodice. Che meraviglia! Il progetto orchestra è veramente... è gratificante programmarlo, è gratificante organizzarlo, perché si parla di musica. C'è una differenza, no, quando si fa il festival, quando si acquistano concerti, no, anche se magari di artisti internazionali, vincitori di Grammy, grandissimi musicisti. Però di fatto quello è uno scambio commerciale, no? Cioè, niente di strano, funziona così, funziona così. E invece la produzione, che sei tu che decidi cosa fare a livello artistico, metti le mani nella cioccolata. Ma guarda, capito? È proprio un'altra cosa. Caro Carlo, da come ne parli, dalla passione che trasmetti nel parlare di questo importante progetto, si capisce tutto. E quindi sì, mi è venuta anche voglia, appunto, di adesso di andare a vedere, andremo a vedere subito qualcosa di ciò che è stato in questa estate che è passata. Abbiamo fatto l'edizione Abbazia Classica, che in realtà ha radici storiche molto lontane, perché inizialmente il nostro festival era classico, poi nel corso degli anni cambiano le percezioni, cambia il feedback, no? Abbiamo trovato la nostra strada, che è quella del jazz, però ovviamente vogliamo sviluppare bene, agli stessi livelli, anche Abbazia Classica. Abbiamo iniziato, in realtà l'anno scorso era già la seconda edizione, perché nel 2022 avevamo presentato già dei concerti, e quindi anche, diciamo, l'aspetto autunnale e invernale del festival. E invece la novità assoluta del 2024, io lì ti voglio portare, perché c'è una novità molto interessante, assolutamente originale, che io voglio capire proprio come funzionerà, perché è una novità che ancora non, insomma, avete vinto adesso un finanziamento, un progetto. Sì, allora la novità assoluta è questa: è che il festival inizierà il suo, come dire, processo di transizione digitale, come si usa dire oggi, no? E quindi abbiamo previsto la fruizione dei concerti in realtà virtuale. Oh, non per chi è lì chiaramente a seguire concerti in presenza, no, per chi? Certo, per la fruizione da remoto. Quindi da remoto. Questo che significa l'arte virtuale? Che i concerti saranno in diretta streaming sulla piattaforma YouTube, sul nostro canale Concerti delle Abbazie. E quindi questo con già un video a 360 gradi, e se si è in possesso di un visore di ultima generazione, allora è come essere lì. È come essere lì. Ma tra l'altro c'è anche un, come dire, un lato invece di impegno sociale rispetto a questo progetto, sì, perché avete pensato anche a chi non può essere lì. Certo, perché il, diciamo, la ciliegina sulla torta, il valore aggiunto di tutto ciò è che così, con la realtà virtuale, con tutto l'aspetto digitale, riusciamo a raggiungere determinati target delle varie marginalità sociali, delle fragilità sociali, e che
impossibilitati per uno o per l'altro motivo non riescono a venire, però siamo noi che andiamo da loro. Ecco, e quindi, questo proprio è la musica alla portata di tutti. E quindi noi come progetto abbiamo acquistato un certo numero di visori e porteremo il festival presso queste strutture. È una cosa meravigliosa. Sì, veramente, non vedo perché poi la musica è veramente un balsamo dell'anima, quindi riuscire a raggiungere anche quelle fette di popolazione più marginali, anche chi è in possibilità, insomma, quando i progetti hanno... Allora, già c'è uno scopo importante, no? Che è quello dell'innovazione anche della fruizione, della musica in senso ampio, ma poi quando questa innovazione della fruizione riesce ad avere anche un taglio sociale, avete fatto proprio bingo. Sì, questo era perché abbiamo vinto un bando che si chiamava TOC, la transizione digitale degli organismi culturali e creativi, indetto dalla Direzione Generale della Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Ho fatto un po' di burocrazia nel frattempo. No, bisogna farlo perché bisogna dirlo. Quando si vincono i bandi bisogna citare chiaramente la fonte dei finanziamenti. Che poi questo è un progetto in rete anche con Itaca, perché ci sarà proprio la transizione digitale della Valle delle Abbazie. Il progetto è più ampio. La Valle delle Abbazie, che è un progetto proprio portato avanti da Itaca, Agenzia di Sviluppo del Territorio. L'Unione dei Comuni Colline del Vomano e la Regione Abruzzo. E quindi dicevo che è un progetto più ampio. E quindi si useranno anche altre infrastrutture digitali come la realtà aumentata, le audioguide georeferenziate, cioè tu cammini con la macchina a piedi, il telefono ti appare la notifica che lì c'è qualcosa da vedere, cioè, oppure proietti il telefono su un QR code e ti appare una in realtà aumentata quello che era anticamente l'abbazia, oppure che ne so, particolari dettagli dell'architettura. Diciamo che il progetto è complesso, è organizzato sul territorio e la musica, insomma, sì, sarà si una bella innesta. Estate, sarà una bella estate. Bella. Tra le tante novità c'è anche questa del concorso relativo all'Art Bonus. Ne vogliamo parlare? Sì, siamo stati selezionati. Sapete che per le associazioni finanziate dal Ministero c'è la possibilità di beneficiare di questo strumento fiscale che è l'Art Bonus, e quindi i mecenati possono fare un'erogazione liberale alle associazioni dello spettacolo dal vivo e beneficiare di un credito d'imposta del 65%. Ah, un bel vantaggio. Veramente un bel vantaggio, perché poi sarà scontato proprio sui modelli F24, quindi proprio si tocca con mano, no? E quindi siamo stati selezionati tra 400 in Italia, 4 in Abruzzo e gli 11 in provincia di Teramo. Noi facciamo il tifo. Per questo concorso, per votare il progetto e la bellezza del progetto. Quindi per votare, allora, perché Concerti delle Abbazie, il Festival delle Abbazie possa rientrare tra i vincitori di questo concorso ministeriale, certo. Che cosa bisogna fare? Bisogna votare sul sito dell'Art Bonus, però per facilitare le cose basta andare sulla nostra pagina social, Concerti delle Abbazie, c'è il post. Andiamo sulla pagina social Facebook. C'è il link ed è facilissimo votare. Concerti delle Abbazie, c'è il link, votateci. Clicchiamo, si vota in maniera facilissima, mi raccomando, è importante per mandare avanti la cultura e la musica dei Concerti delle Abbazie. Allora, so che già stai lavorando, non mi anticipi niente perché siamo in fase preliminare e quindi non ti chiedo di anticiparmi nulla, però insomma questa bella notizia di questo nuovo percorso tutto digitale dei concerti della... Ma che poi, scusa Barbara, sempre in questo aspetto digitale c'è tutto il discorso del videomapping. Il videomapping animato che ci sarà durante i concerti, quindi sarà veramente un'esperienza a 360 gradi. Immagino una cosa meravigliosa, quindi assolutamente quest'estate non perdete i concerti del Festival delle Abbazie, perché insomma di novità ce ne saranno tantissime, continuano i concerti, ci sarà Abbazie Classica, ci sarà ancora il contest, ci sarà la realtà aumentata, insomma proprio Carlo Michini, una ne pensa, cento ne fa, diciamo.
Benissimo Carlo, allora io devo dire questa chiacchierata così preliminare, ti aspetto ancora chiaramente quando avrai il programma di Abbazie, lo aspettiamo, ti voglio di nuovo in studio qui da me per raccontarmi tutto quello che sarà Concerti delle Abbazie quest'anno e nel frattempo ti lascio lavorare. Grazie. E grazie della bella chiacchierata. Grazie a te, grazie a te. E noi torniamo con un altro incontro col direttore la prossima settimana. Nel frattempo continuiamo e torniamo in studio.